Se hai seguito l'ultima edizione del Grande Fratello, sicuramente conosci Beatrice Luzzi, l'attrice che non ha vinto il reality show, ma di cui si parla ancora molto. Anche se ha perso la finale contro Perla Vatiero, per molti spettatori è stata lei la vera trionfatrice del programma condotto da Alfonso Signorini. Beatrice Luzzi ha rivelato di aver avuto dissidi con i suoi coinquilini a causa della sua franchezza. Non ha paura di dire la verità, anche se questa può ferire, ed è per questo che ha ottenuto il record di nomination nella storia del Grande Fratello, ma anche il maggior numero di televoti che l'hanno incoronata vincitrice, escludendo ovviamente l'ultima votazione che ha premiato Perla Vatiero. Recentemente, Beatrice è stata ospite a Verissimo dove ha parlato della sua esperienza nella casa del Grande Fratello e di come abbia affrontato le dinamiche con gli altri concorrenti. La sua franchezza e coraggio nel dire la verità sono stati apprezzati da molti spettatori. Il magazine Chi, diretto proprio da Alfonso Signorini, ha dedicato la copertina a Beatrice Luzzi con il titolo «Vi spiego perché ho vinto io». Questo gesto ha fatto sorgere commenti e speculazioni sui social, con molti che ritengono che la vera vincitrice del Grande Fratello sia stata proprio lei. Secondo alcuni utenti, Alfonso Signorini avrebbe regalato la vittoria del reality show a Beatrice Luzzi, considerata la vera protagonista della trasmissione. Anche se Perla Vatiero è stata proclamata vincitrice, molti fan ritengono che Beatrice sia la vera vincitrice del cuore del pubblico. Inoltre, sulla copertina del magazine Chi sono presenti anche Mirko e Perla che parlano della loro luna di miele a Napoli, ma i fan di Beatrice hanno notato come l'attrice abbia avuto più spazio e attenzione rispetto agli altri concorrenti. Questo ha portato ulteriori commenti che evidenziano il sostegno e l'orgoglio per Beatrice Luzzi. Quindi, nonostante non abbia vinto il Grande Fratello, Beatrice Luzzi ha comunque conquistato il cuore di molti spettatori con la sua autenticità e il coraggio di essere se stessa in un contesto così particolare. La sua franchezza e la capacità di dire la verità, anche quando può essere difficile da accettare, l'hanno resa una figura ammirata e rispettata.